Svolta in procura per la tragica vicenda dell'archivio di Stato del 20 settembre di 2 anni fa. Sono 19 le richieste di rinvio a giudizio nei confronti di altrettanti indagati per la morte di 2 dipendenti uccisi dall'Argon. A chiederle il PM Laura Taddei, che ha condotto le indagini. Piero Bruni, 59 anni, e Filippo Bagni, di 55, la mattina del 20 settembre 2018 alle 7.40 erano scesi a controllare l'impianto antincendio che continuava a suonare quando furono uccisi da una fuoriuscita del gas letale per chi lo respira. L'inchiesta avrebbe individuato un difetto di progettazione ed esecuzione che innescò il rilascio di gas all'interno anziché verso l'esterno. Nessuno, tuttavia, secondo quanto emergerebbe dalle perizie, si sarebbe accorto delle anomalie del sistema. Tra gli indagati, il direttore dell'archivio e il suo predecessore, i progettisti e realizzatori dell'impianto, i tecnici della società che si era occupata della sicurezza e prevenzione, gli addetti alla manutenzione che operava in subappalto, oltre i professionisti che si occuparono delle conformità, il vicecomandante dell'epoca dei Vigili del Fuoco. Le richieste di rinvio a giudizio contestano a tutti i 19 gli indagati il duplice omicidio colposo.